Adesso a Salerno il ministro Giannini alla cerimonia di conferimento della laurea honoris causa in consulenza e management aziendale al segretario generale CISL Raffaele Bonanni. Una giornata con qualche protesta degli studenti. Enrico Doringer. Bisognarsi tutti per tagliare davvero le tasse in modo strutturale, tagliare le tasse prima. Se non tagliamo prima le tasse, tutte le spese superflue, inefficienti e le ruberie in Italia non finiranno mai. Così ha esordito il segretario della CISL Raffaele Bonanni al campus di Fisciano dell'Università di Salerno prima di ricevere alla presenza tra gli altri del ministro dell'Università e della Ricerca Stefania Giannini la laurea honoris causa in consulenza e management aziendale per il suo ultratrentennale contributo alla collettività e al mondo del lavoro, avendo ben chiaro il modo per far ripartire l'Italia, dando fiducia per il cambiamento alle giovani generazioni. Taluni giovani sono molto più responsabili di chi giovane non è più. Quello che dico a loro è di impegnarsi collettivamente, insieme devono osare di più, ma insieme, devono riunirsi, devono cooperare tra di loro mettendo a frutto i talenti che ciascuno ha. Un riconoscimento importante al modello partecipativo e propositivo introdotto da Bonanni nelle relazioni sindacali e applicabile anche alle nuove strategie industriali, come ha illustrato nella sua Lectio Magistralis, per un sindacato che deve vivere nella contrattazione e nell'avvicinamento del mondo universitario a quello del lavoro. Credo che la sede di Salerno sia la sede ideale per poter celebrare questo ricongiungimento, perché è un'università che negli ultimi anni ha veramente saputo interpretare anche le difficoltà e scegliere la via del cambiamento, come ho detto.